Facciamo la correzione del compito sul criterio di parallelismo. La prima domanda chiedeva: due rette R ed S sono perpendicolari se R è perpendicolare a S, se le due rette sono secanti, si intersecano in un punto. Ma questo non basta, non è sufficiente che siano secanti, devono essere secanti e i quattro angoli che formano intersecandosi devono essere della stessa ampiezza, ok? R ed S, questo è P, R, P, S, tutti devono essere di 90 gradi, se ho quattro angoli della stessa ampiezza, angolo giro 360 diviso 4 fa 90, ciascun angolo è congruente o della stessa ampiezza di tutti gli altri. Abbiamo visto che in un punto due rette, una retta per un punto ha un'unica perpendicolare per quel punto. D'accordo? Invece sono parallele. R parallela ad S se o R coincide con S oppure R non ha alcun punto in comune con S. Vedete, sono parallele se sono coincidenti o distinte, o tutti i punti o nessun punto in comune. Domande? Poi disegna due rette parallele con una trasversale. S trasversale T indica con alfa beta gamma delta, alfa primo beta primo gamma primo delta primo, gli angoli che si formano ciascuna delle due parallele con la trasversale, quindi alfa beta gamma delta, alfa primo beta primo beta primo gamma primo e delta primo. Indica in questi 4 su 4 angoli almeno una coppia di angoli corrispondenti, alterni interni, alterni esterni, coniugati interni, coniugati esterni. Alfa e alfa primo sono una coppia di angoli corrispondenti perché si trovano nella stessa posizione relativa rispetto alla trasversale, quindi alfa e alfa primo sono corrispondenti, bastava una coppia. Poi alterni esterni, per esempio alfa e gamma primo, perché si trovano in semipiani opposti rispetto alla trasversale e esternamente alla fascia compresa tra le due parallele. Alfa e gamma primo alterni esterni, mentre sono alterni interni beta e delta primo, alterni interni. Coniugati esterni sono alfa e beta primo che si trovano nello stesso semipiano rispetto alla trasversale nella fascia esterna dei due paralleli, quindi alfa e beta primo sono coniugati esterni, mentre beta e alfa primo sono coniugati interni. Non ho più spazio dove metterlo, metto qua sopra beta e alfa primo sono coniugati interni. Non vi si
chiedeva in questo esercizio di dire in quale relazione stanno alfa, alfa primo, beta, alfa primo, eccetera, ma solo di individuare coppie di angoli che hanno quel nome. Ok? La terza domanda era praticamente enuncia i criteri di parallelismo. Angoli corrispondenti sono congruenti, cioè nel nostro caso alfa è congruente a alfa primo, angoli sono congruenti, così come gli angoli alterni interni e alterni esterni, alfa è congruente a gamma primo, beta è congruente a delta primo, mentre gli angoli coniugati sia interni che esterni sono supplementari, quindi alfa più beta primo è 180 gradi, coniugati esterni e coniugati interni, beta più alfa primo, sempre 180. 1, 2, 3, 4, 5 criteri di parallelismo. Rispondenti, alterni interni, alterni esterni, coniugati interni, coniugati esterni. Tutto chiaro? Quarta domanda. Dimostrate che, dato un triangolo qualsiasi, la somma degli angoli interni è di 180 gradi. Per dimostrare questo teorema non posso utilizzare il teorema che dice che la somma degli angoli interni di un poligono di n lati è n-2 l'angolo piatto. Perché questo secondo teorema dipende dal primo. Posso invertire la sequenza logica. Sarebbe come costruire una casa a partire dal tetto. Il tetto deve poggiare su qualcosa. Se prima non faccio le fondamenta, il fondamento è il tetto, non ci arrivo. Ora, triangolo qualunque, vertici A, B, C, angoli interni, alfa, beta, gamma. La tesi è alfa più beta più gamma è 180 gradi, qualunque sia il triangolo. Se dico triangolo qualsiasi, faccio un triangolo scaleno, non faccio un triangolo isoscele o equilatero, un triangolo che non ha nessuna particolare proprietà. Perché? Perché se disegno un triangolo speciale rischio che uso proprietà speciali che nelle ipotesi del teorema non ci sono, e quindi limito la validità del teorema. Dimostrazione: prolungo il lato AB oltre B e oltre A, prendo per B la parallela ad AC, non si riesce a insegnare in modo decente, la retta T passa per B ed è parallela ad AC. Prendo una retta, ripeto, che passa per B ed è parallela ad AC. Se volete possiamo anche prolungare la retta C. E considero la coppia di parallele P e AC. L'angolo alfa ha come corrispondente rispetto alla trasversale AB e alla retta P l'angolo che chiamiamo alfa primo. Quest'angolo e l'angolo in A sono corrispondenti. Ok? Per il primo criterio di parallelismo, i due angoli, alfa e alfa primo, sono congruenti, perché sono formati da due parallele e una trasversale. Abbiamo visto che due parallele trasversali formano angoli corrispondenti congruenti, stessa antica.
gamma è invece alterno interno, sempre delle due stesse parallele, ma con la trasversale stavolta CB. E il suo alterno interno è questo che chiamo gamma primo. Lati opposti rispetto alla trasversale, quindi alterni, e interni dentro la fascia delle due parallele. E anche questi due angoli sono congruenti. Gamma è congruente a gamma primo, perché sono alterni interni. Sembra che vi faccio il disegno, tutto chiaro? Ma beta, gamma primo e alfa primo formano un angolo piatto perché sono vertici costruiti, angoli costruiti lungo il prolungamento del lato AB. E l'angolo in B, quest'angolo, è 180 gradi, è un angolo piatto. Di conseguenza, beta più gamma primo più alfa primo è 180 gradi. Perché, ripeto, costruito sul prolungamento del lato AB. Ma gamma primo è congruente a gamma, alfa primo è congruente ad alfa. Di conseguenza, beta più gamma più alfa è 180 gradi. E il teorema è dimostrato. Per un angolo, per un triangolo, pardon, qualsiasi. Domande? Così il numero 5, posso andare avanti? Chiedeva, dimostrate che gli angoli acuti, interni acuti di un triangolo rettangolo sono complementari. Mettiamo il triangolo rettangolo A, B, C, quindi per ipotesi l'angolo alfa è 90 gradi, tesi beta più gamma è 90 gradi. I due angoli acuti interni sono complementari. I due angoli sono complementari se la loro somma è l'angolo retto. Basta applicare il teorema che abbiamo appena visto. Alfa più beta più gamma da 180 gradi, ma alfa da solo è 90, 90 più beta più gamma è 180, di conseguenza beta più gamma deve essere 90 gradi. E il teorema è dimostrato. I due angoli acuti interni di angolo rettangolo sono complementari. Domande? Tutto chiaro? Questo punto disegna due rette parallele R ed S. Per ipotesi R parallela ad S e traccia la trasversale T. Individuo una coppia di angoli coniugati interni, per esempio quest'angolo e quest'angolo. Chiamiamoli alfa e beta. Alfa, beta. E tracciamo le bisettrici di questi due angoli. Qua devi cambiare il colore, se non lo facciamo più niente.
superficie del primo e del secondo. Dimostriamo che le due bisettrici sono perpendicolari. Chiamiamo per esempio la bisettrice dell'angolo alfa, chiamiamo A piccolo, la bisettrice dell'angolo beta B piccolo. Bisogna dimostrare che la bisettrice A è perpendicolare alla bisettrice B. Questo per quale ragione? Beh, siccome alfa e beta sono coniugati interni, la loro somma alfa più beta è 180 gradi, sono angoli supplementari. Ok? La bisettrice A divide l'angolo alfa in due parti congruenti. Chiamiamo per esempio questa parte alfa primo. Analogamente la bisettrice B divide beta in due parti congruenti, chiamiamo questa parte beta primo. Ok? Ma se alfa più beta è 180 gradi, alfa primo più beta primo quanto misura? 90. Ma se alfa prima e beta primo sono complementari, il triangolo formato dalle bisettrici è un triangolo rettangolo, perché il terzo angolo non può che essere retto. Quindi gamma primo, questo angolo, è 90 gradi. Di conseguenza le due bisettrici sono perpendicolari. Vale l'inverso del teorema di prima: in un triangolo due angoli interni sono complementari, necessariamente il terzo angolo è retto. Ok? Domande? Ripeto, prendo due angoli coniugati interni, le loro bisettrici dividono ciascun angolo in due parti congruenti, ok? Le metà dei due angoli sono tra di loro complementari se i due angoli di partenza sono supplementari. Se i due angoli sono complementari, il triangolo che le due bisettrici formano necessariamente è rettangolo, perché il terzo lato angolo deve essere di 90 gradi. Che il termine abbiamo appena visto. Settimo punto. Dimostra che un poligono qualsiasi avente n lati ha come somma degli angoli interni n-2 angoli piatti. Prendiamo un poligono qualsiasi, okay, n lati, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in questo caso, e prendiamo un qualunque punto interno, non importa quale, e congiungo il punto interno con ciascun vertice, ottengo n triangoli. Di questi n triangoli la somma degli angoli interni è n volte l'angolo piatto. Ciascuno di questi triangoli ha come somma degli angoli interni 180 gradi. Ok? Ma se sommo n volte 180 gradi, che sommo gli angoli interni di questo triangolo, di questo, di questo, di questo, ho sì gli angoli interni di ciascun vertice, ma ho anche l'angolo giro centrale, che invece non voglio, che non mi interessa l'angolo giro centrale, voglio la somma degli angoli interni del poligono.
Quindi da questa somma devo sottrarre l'angolo giro centrale. Ma 360 è due volte l'angolo piatto. Se posso scriverlo come due volte 180, quindi ottengo n meno 2 angoli piatti. Qualunque sia il poligono, la somma di suoi angoli interni, poligono anche irregolare, è il numero di lati meno 2 volte l'angolo piatto. Quindi per esempio qualunque quadrilatero, quattro lati, ha somma degli angoli interni 360 gradi. Eccetera. Ok, prendo un poligono qualsiasi, n lati, su ciascun lato costruisco un triangolo, per esempio congiungendo i vertici con un punto interno qualunque. Quindi ho n triangoli, tanti triangoli quanti lati. Ognuno di questi triangolini ha come somma degli angoli interni 180 gradi. Quindi sommo gli angoli interni di questo triangolo, di questo, di questo, di questo, di questo, ottengo la somma di tutti questi angoli, tutti gli angoli per i vari vertici, ok, più l'angolo centrale, perché ciascuno dà questo angolo, questo, ma anche questo in mezzo, ok, e mi dà questa somma, il numero di lati volte, o il numero di triangoli, se si preferisce, volte 180 gradi. Se ho 6 lati avrò 6 volte 180 gradi. Se mi interessa la somma degli angoli interni del poligono, l'angolo centrale non lo voglio, è in più. Quindi da questa somma devo sottrarre l'angolo centrale, che è sempre lo stesso, indipendentemente da quanti lati ho. Okay, l'angolo centrale è sempre un angolo giro. Allora da questi tolgo l'angolo giro. Questo posso leggerlo come due volte 180 gradi. 180, 180, allora colgo il fattore comune, e mi ritrovo con la somma degli angoli interni di qualunque poligono che è uguale al numero di lati sottratto a 2 per 180 gradi. Non serve che il poligono sia regolare, può avere tutti gli altri diversi, non ha importanza. La somma è sempre la stessa. Punto numero, posso andare avanti? Tutto chiaro? È chiaro che questo, non posso utilizzare questo teorema per dimostrare che la somma dei triangoli è 180 gradi, perché l'ho appena usata, ok? Non avrebbe senso. Punto numero 8. Disegna un triangolo isoscele ABC di vertice A. Quindi per ipotesi AB è lungo come AC, questo lato è lungo come questo lato, il triangolo è isoscele. Prendi un punto D appartenente al lato AB, un punto qualsiasi. E traccia per D la retta R parallela alla base BC. Questa retta incontra in E il punto il lato AC, okay? E appartiene ad AC. Dimostra che il triangolo ADE è isoscele. Per dimostrare che il triangolo ADE è isoscele ho due strade. Posso dimostrare che AD è lungo come AE, oppure che l'angolo in D è grande quanto l'angolo in E. In entrambi i casi il teorema di Schrödinger è il triangolo di Schrödinger. Okay? Per ipotesi, quindi dimostrazione, per ipotesi il triangolo di Schrödinger, quindi l'angolo beta
E congruente all'angolo gamma. Abbiamo già dimostrato a suo tempo che in un triangolo isosceli gli angoli alla base sono congruenti. Ok? Ma se DE è parallelo a BC, se questo lato è parallelo a questo, l'angolo in D, chiamiamolo delta, è congruente all'angolo beta, perché è corrispondente delle due parallele con la trasversale. Primo criterio parallelismo. Inoltre, per la stessa ragione, l'angolo epsilon è congruente all'angolo gamma, perché è corrispondente delle due parallele di E di C con la trasversale AC. Siccome, ripeto, BE è parallela a BC, allora anche l'angolo epsilon, cioè l'angolo di vertice E, è congruente all'angolo gamma di vertice C. Quindi, ripeto, siccome ABC è isoscele, quindi beta è congruente a gamma, DE parallela a BC fa sì che beta è congruente a delta e gamma è congruente a epsilon, di conseguenza l'angolo delta è congruente all'angolo epsilon e quindi A, D, E è isoscele, che ha gli angoli alla base congruenti. Se beta e gamma sono congruenti, anche delta ed epsilon sono. Tutto chiaro? Vediamo l'ultimo. Posso andare avanti? Prendere il triangolo isosceli ABC di base BC come quello di prima. BC. Poi con B a sinistra di C, c'è la retta R parallela alla base e passante per A. R è parallela a BC e passa per A. Chiama D un punto sulla retta R a destra di A, il punto D, e prolunga il lato AB dalla parte di A e chiamiamo su questo punto un punto P. Prolungo AB dalla parte di A e prendo un punto P sul prolungamento. Dimostra che AD è bisettrice dell'angolo PAC, quindi l'angolo PAB è congruente all'angolo DAC. Questo angolo è grande come questo, se la tesi. Mentre questa è l'ipotesi. Ok? Allora, se il triangolo è isoscele, gli angoli alla base sono congruenti. Quindi questo angolo è grande come questo, l'angolo beta è grande come l'angolo gamma. Ok? Ma l'angolo beta e l'angolo
chiamiamolo, questo è beta, e questo chiamiamolo beta primo, P, A, B, chiamiamolo beta primo, sono congruenti, perché sono corrispondenti delle due parallele AD e BC con la trasversale AB. Inoltre, l'angolo gamma è congruente all'angolo gamma primo, perché sono alterni interni delle due parallele AD e BC con la trasversale AC, secondo criterio parallelismo. Quindi beta congruente a beta primo, gamma congruente a gamma primo, beta e gamma tra di loro congruenti, anche beta primo e gamma primo tra di loro sono congruenti, e quindi la tesi è dimostrata. E quindi AD è l'isettrice di BAC. Tutto chiaro? Allora mi fermo qua.